ed è l'unico cavallo in doppia cifra, ma non è totalmente da escludere. Deve entrare Touch of Grey al rientro. Ci siamo, tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti in questo momento i cavalli della seconda corsa. Parte bene Morgul, parte bene anche Corruption, ma più veloce proprio Boxing. In quarta posizione si assesta invece Bolero di Griff. In quinta si sistema sopra Andrusilla a precedere Touch of Grey all'esterno di Wake Gold. E a chiudere il gruppo dei pretendenti troviamo Gates of Horn. Il gruppo è ben raccolto con Boxing che sta dettando il ritmo, ma soprattutto sta gestendo il parziale a piacimento, con seconda posizione occupata da Corruption che si lascia al suo interno Morgul. Poi in quarta galoppa sopra Andrusilla a precedere Bolero dei Griff ed ancora Wake Gold, Gates of Horn, Touch of Grey. Antonio Siri si guarda alle spalle per capire dove sono gli avversari, perché in sella Boxing ha leggermente accelerato sul finire della curva e ha preso una cosa come 3-4 lunghezze nei confronti di Corruption che si getta all'inseguimento. Stessa cosa che fa Morgul, sopra Andrusilla temporeggia, poi Gates of Horn, Bolero dei Griff e ancora Wake Gold e Touch of Grey. A 400 dal palo Boxing è ancora saldamente in vantaggio, deve però cominciare a muovere perché da dietro prova a venire sopra Andrusilla ed ancora Corruption e Morgul. Boxing non sta flettendo, quando mancano 200 al palo Antonio Siri continua a voltarsi. Gates of Horn si è messo in marcia e sembra quello più minaccioso. Quando siamo a 100 dal palo però è tutto fatto, o quasi, perché Gates of Horn si avvicina, ma ormai è tutto fatto da tempo, con Boxing che vince bene nei confronti dello stesso Gates. Al terzo Morgul, quarto sopra Andrusilla, vince dunque Boxing da un capo all'altro, mettendo in mostra un bel passo. Quarta affermazione in carriera per il figlio di Bad Breath. In sella Antonio Siri per il training di Luigi Di Dio, i colori sono quelli della scuderia dell'avvocato. Eccolo qui di nuovo, bellissimo esemplare di equino, poco da dire su Boxing che vince e anche bene la prova GR nei confronti di Gates of Horn, che si è messo in marcia solo troppo tardi. E al terzo è rimasto in quota Morgul, quindi numericamente 4-3-6 l'ordine d'arrivo ufficioso della seconda. È tutto.